Palazzo Lascaris, un edificio barocco in pieno centro nel cuore pulsante della città di Torino. Dal 1979 la sede del Consiglio regionale del Piemonte, l'assemblea che rappresenta direttamente i cittadini. Eletto dal popolo ogni 5 anni, il Consiglio è l'organo che discute, elabora e approva le leggi regionali ed è composto dal Presidente della Giunta e da 50 consiglieri riuniti in gruppi consiliari secondo le diverse appartenenze politiche. Il Presidente dell'Assemblea legislativa rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori. Il Consiglio regionale, rappresentando maggioranza ed opposizione, in qualche modo davvero rappresenta tutti i piemontesi, 4 milioni e 400 mila abitanti. Devo dire che questo Consiglio regionale è fatto da consiglieri in larga parte che hanno avuto responsabilità amministrative. Molti hanno fatto il sindaco, c'è chi ha fatto il presidente di provincia, e quando tu hai già fatto, diciamo così, un mestiere di responsabilità, ragioni allo stesso modo, per cui non è difficile, diciamo così, guidare questo consiglio perché c'è una grande collaborazione. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 3 consiglieri segretari, in modo da assicurare la rappresentanza delle opposizioni. È resta in carica 30 mesi. I suoi componenti sono rieleggibili. Credo di avere un buon rapporto con l'Aula e con i colleghi consiglieri, di rispetto, di rappresentazione, di garanzia per l'Aula e per le loro richieste e rappresentazioni, e soprattutto anche il pugno fermo quando ci vuole, quando è necessario far rispettare il regolamento. Noi abbiamo un grandissimo dovere, quello di ascoltare la gente. Io ritengo che la politica, tra virgolette, ci sia troppo allontanata dal territorio e soprattutto dalla gente. La gente ha capito che i miracoli non se ne fanno più, però la gente ha bisogno almeno di avere dei punti di riferimento e coloro che li ascoltano e cerchino anche di risolvere i problemi, alcune volte li risolvono anche. Vediamo come nasce una legge regionale, una norma che ha valore solo sul territorio del Piemonte e che riguarda settori che non sono di competenze dello Stato, ad esempio istruzione, sanità, turismo, attività produttive, governo del territorio, trasporti e cultura. Secondo quanto stabilito dallo Statuto, possono presentare iniziative di legge la Giunta regionale, i consiglieri regionali, i consigli provinciali e comunali e gli elettori. I progetti di legge vengono esaminati prima dalle commissioni consiliari permanenti, che rispecchiano la composizione dei gruppi consiliari. Sono 6 e si occupano di tematiche differenti. Dopo il passaggio in commissione, la proposta di legge arriva nell'aula di Palazzo Lascaris per la discussione. Viene votata prima articolo per articolo e poi nel suo complesso con la votazione finale. Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale viene promulgata dal Presidente della Giunta, pubblicata sul BUR, il bollettino ufficiale regionale, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione. Devo dire che si è trovato un ottimo metodo di lavoro. Penso ad alcune leggi che abbiamo approvato, che in qualche modo segnano la volontà di condivisione da parte un po' di tutte le forze politiche piemontesi. Questa Aula, questo Consiglio in questi anni ha, credo, lavorato bene, anche in sintonia direi, e senza un eccesso di conflittualità, a volte fine a se stessa, che credo nel passato ci sia stata. Un'assemblea aperta e trasparente che vive del rapporto costante con i piemontesi, che possono seguire tutte le dirette d'aula in tempo reale su PC e su dispositivi mobili. Su Facebook le dirette audio-video, su Twitter il dibattito passo passo con i live tweet, sul sito cr.piemonte.it tutti i comunicati aggiornati minuto dopo minuto sui lavori dell'Assemblea, oltre a tutte le informazioni sui servizi per gli utenti, le mostre, gli incontri e gli eventi organizzati in ogni angolo della nostra regione. L'importante è raccontare ai cittadini che stanno fuori cosa succede in aula. Questa è un'aula che lavora, e devo dire, sia da parte della maggioranza che anche da parte dell'opposizione, della quale faccio parte come gruppo consigliare, c'è insomma l'intenzione di lavorare per il bene del Piemonte.